Salve, buongiorno, sono Marco Castori della Genetica Medica di Casa Sollievo della Sofferenza. Mi dispiace non essere presente a questo evento, ma purtroppo causa forza maggiore non mi è stato possibile presentare questa lezione di persona. Cercherò ad ogni modo di tamponare questa mia mancanza con questa videoregistrazione. Il mio compito qui è quello di illustrare, cercando di farlo in maniera chiara, il nuovo sistema terminologico e classificatorio dell'iperemobilità articolare e delle sindromi genetiche ad essa correlate. L'iperemobilità articolare è un termine che viene utilizzato per definire la capacità che un'articolazione, un gruppo di articolazioni o articolazioni multiple hanno di estendersi oltre i limiti considerati normali. Esistono dei sinonimi in letteratura, soprattutto nella letteratura anglosassone, ovvero lassità legamentosa e iperlassità legamentosa. Attualmente è stata proposta l'opportunità di utilizzare il termine joint hypermobility, quindi ipermobilità articolare, come unico termine descrittivo da utilizzare in letteratura. L'epidemiologia dell'ipermobilità articolare ci dice che questo tratto, così come lo definiamo, è estremamente comune in popolazione. Varia in termini di prevalenza da etnia ed etnia ed è certamente più rappresentato nelle donne e nei bambini. Tuttavia, gli studi sui quali sono state fatte revisioni della letteratura hanno dei bias, ovvero delle distorsioni del dato derivanti dal fatto che non tutti gli studi misurano l'ipermobilità articolare allo stesso modo. Come si misura in uno scenario clinico l'ipermobilità articolare? Si misura attraverso l'uso del goniometro ortopedico e attraverso l'applicazione di questo dato su score clinici specifici. Ad ogni modo, clinicamente, noi distinguiamo un'ipermobilità localizzata, quando essa è apprezzabile soltanto in una o un numero molto limitato di articolazioni, e un'ipermobilità articolare generalizzata, quando il tratto è percepibile nella maggior parte o in tutte le stazioni articolari esaminate. Nel primo tipo di ipermobilità articolare, questo score clinico, che adesso chiamiamo Beighton score, è negativo. Quando ci troviamo di fronte a un'ipermobilità articolare generalizzata, il Beighton score è positivo. Esistono anche due forme, diciamo, settoriali di ipermobilità articolare introdotte nella nuova terminologia. Si utilizza il termine ipermobilità articolare periferica quando essa è apprezzabile spesso bilateralmente ma limitata alle estremità, mani e piedi. Anche in questo caso l'indice di Beighton è solitamente negativo, e anche un'ipermobilità articolare storica, cioè quell'ipermobilità articolare che il paziente racconta in forma di contorsionismo congenito, ma che attualmente non è percepibile in alcuna stazione articolare esaminata, ed in particolare quelle coinvolte nel calcolo del Beighton score. Quindi, riassumendo, per valutare clinicamente l'ipermobilità articolare è opportuno avere a disposizione un goniometro ortopedico, è opportuno calcolare il Beighton score attraverso i sistemi attualmente descritti come i migliori, come il gold standard, in questa review della collega Hugh Christensen del 2017, ma anche avere a disposizione i questionari in grado di rapidamente screenare per un'ipermobilità articolare storica, ed in particolare quello che attualmente è utilizzato ed è condiviso da tutti è il 5-point questionnaire da parte di Diakin e Grame, pubblicato nel 2004. Accanto al concetto di joint hypermobility, quindi di ipermobilità articolare, c'è un altro termine, cioè il termine di instabilità articolare. L'instabilità articolare è un fenomeno prepatologico rispetto al termine ipermobilità articolare. Infatti quest'ultimo è una caratteristica fisica neutra. Tante persone manifestano effetti clinici correlati, ma molti altri non ne manifestano alcuno e non ne manifestano nessuno nel corso della loro esistenza. Il tratto prepatologico è certamente l'instabilità articolare, cioè ciò che predispone l'articolazione ipermobile a determinare sintomi più o meno cronici.
La dislocazione articolare è quel fenomeno macroscopico indotto dall'instabilità articolare che si evidenzia nella forma di lussazione o sublussazione e che è un evento acuto e spesso richiede un trattamento anche immediato. Tuttavia, l'instabilità articolare non è soltanto la conseguenza di un'ipermobilità articolare, esistono altre condizioni acquisite o genetiche che possono determinare instabilità articolare. Quindi in questi casi l'instabilità articolare può assolutamente essere presente in assenza di ipermobilità articolare, quindi l'instabilità articolare ha cause eterogenee. Manifestazioni secondarie della ipermobilità articolare sono le seguenti: dislocazioni o predisposizione a traumatismi dei tessuti molli, microtraumatismi e quindi artralgie ricorrenti occasionali, ipotonia, debolezza muscolare, difetto propriocettivo, riduzione della massa ossea, probabilmente, anche se la letteratura non è chiara, predisposizione all'osteoartrite precoce e tratti muscoloscheletrici ortopedici minori. Quindi l'ipermobilità articolare per patogenesi, quindi permesso di causalità, si correla ad una serie di manifestazioni cliniche che in questa slide avete sulla sinistra. Ma per effetto sindromico, che in gergo medico si dice pleiotropia, può associarsi, senza un nesso di causa-effetto, con altre manifestazioni cliniche in altri tessuti ed organi, come nell'apparato cardiovascolare, facce, quindi dismorfismi facciali, tegumenti e sistema nervoso centrale e periferico. Quindi l'ipermobilità articolare può essere intesa come un segno cardine, sia per comprendere i fenomeni patogenetici che coinvolgono l'apparato muscoloscheletrico e si manifestano, come abbiamo detto in precedenza, ma anche come segno clinico per indagare altri organi e tessuti alla ricerca di una sindrome genetica. Nelle sindrome genetiche l'ipermobilità articolare è determinata da un'alterazione di un gene che simultaneamente, ma in maniera indipendente dall'ipermobilità articolare, può causare manifestazioni primarie anche in altri organi e tessuti. In questo secondo caso si parla di eziologia. Quindi viene da sé che il termine sindrome non è il termine adatto quando noi abbiamo ipermobilità articolare associata esclusivamente a conseguenze secondarie muscoloscheletriche. Quella non è una sindrome, è una combinazione di disturbi connessi in termini patogenetici, ma non sono una sindrome. Il termine sindrome non è un giudizio di qualità. Una sindrome può essere lieve come può essere grave, e la gravità è data dall'entità di sintomi addizionali associati all'ipermobilità articolare e il peso sulla qualità e quantità di vita. Qui, sempre per cercare di capire meglio, l'ipermobilità articolare, quando è generalizzata con o senza manifestazioni muscoloscheletriche secondarie, è certamente un tratto costituzionale. Può essere un tratto genetico o trasmettersi anche in modalità mendeliana quando aggrega nelle famiglie in modalità appunto mendeliana. Si parla di sindrome quando questo fenomeno si associa a coinvolgimenti in altri organi e tessuti di natura primaria. Infatti il termine ipermobilità articolare si associa a tantissime sindrome in dismorfia genetica. Quindi non può essere un indizio per una unica condizione genetica. Esistono tante sindrome genetiche, tante condizioni genetiche che associano l'ipermobilità articolare, certamente i disturbi e le patologie dei tessuti connettivi, in particolare dei tessuti connettivi soffici, quelli non ossificati, sono certamente il capitolo nosologico più prevalente in ambulatori dedicati all'ipermobilità articolare. Lennox-Danlos è il prototipo di questo tipo di patologie, è un gruppo di sindromi associati a una serie di manifestazioni muscoloscheletriche ed extramuscoloscheletriche che qui ho cercato di riassumere. Questa è la nuova nosologia. Abbiamo 13 distinti tipi di sindrome di Lennox-Danlos associate a mutazioni in fino a 19 geni diversi. La variante ipermobile è quella che lascia ancora perplessi, perché era la variante ancora prima di basi molecolari noti, e circa il 90% dei pazienti con una vera sindrome di Lennox-Danlos nei nostri ambulatori hanno la variante ipermobile, quindi l'impatto diagnostico è notevole. Le varie forme di Lennox-Danlos sono accumulate tra loro per un pacchetto di manifestazioni condivise che sono probabilmente la conseguenza di una patogenesi convergente nell'apparato muscoloscheletrico, ma anche in altri apparati. L'elemento clinico che ci induce a sospettare una variante piuttosto che un'altra, quel singolo o quel
piccolo gruppo di segni aggiuntivi a queste manifestazioni condivise che ci permettono a noi, che permettono a noi clinici di presupporre, di predire quale sia il gene o quali siano i geni correlati a quel quadro clinico. Ovviamente non sempre ci riusciamo e quindi le tecnologie più moderne di sequenziamento di nuova generazione ci agevolano soprattutto nei casi meno chiari. La matrice extracellulare è certamente un argomento chiave nell'ambito della sindrome di Stamos. È quel tessuto frapposto tra cellula e cellula che caratterizza il tessuto connettivo. Alcuni tessuti nel nostro corpo hanno una grossa componente di connettivo, in particolare il derma. E la matrice extracellulare è composta di un gran numero di proteine fibrillari e non fibrillari e mutazioni in alcune di esse già sono state scoperte come causa di queste patologie. Ovviamente nell'ambito dei sottogruppi molecolari coinvolti nella composizione della matrice extracellulare è possibile fare quelle che dal nostro punto di vista vengono definite correlazioni genotipo-fenotipo. Anche se abbiamo mutazioni in geni coinvolti nello stesso patto molecolare, mutazioni in alcuni geni possono associare preferenzialmente ad alcuni quadri clinici. Quindi, anche all'interno dello stesso patto molecolare è possibile certe volte intuire a priori quale sia il gene candidato. Questi sono i nuovi criteri della variante per mobile. Sono criteri un po' complicati, non ve li dettaglio nello specifico, ma la loro funzione è molteplice. La prima funzione è evitare che l'Ehlers-Danlos ipermobile diventi una non diagnosi. Per non diagnosi si intende una etichetta che i medici facilmente attribuiscono a quadri clinici complessi e che non può avere una riproducibilità perché soggetta notevolmente alla soggettività, appunto, scusate il bisticcio di parola, dell'operatore. Questi criteri sono molto rigidi, arbitrari, assolutamente, ma sono uno strumento che assicura a chi ha ricevuto questa diagnosi una credibilità, o dovrebbe comunque assicurare tale credibilità, cosa che non era possibile con i criteri precedentemente esistenti. Ovviamente questi criteri lasciano fuori tante persone che precedentemente ricevevano in maniera approssimativa questo tipo di diagnosi, ma queste persone fortunatamente non rimangono senza diagnosi, e vi spiego perché. Nell'ambito dei pazienti con ipermobilità articolare esiste un primo gruppo di quelli che hanno quadri non sindromici e asintomatici e che non meritano particolari follow-up. Sono soggetti con un tratto fisico particolare, ma benigno. I soggetti che hanno una sindrome riconoscibile, e per riconoscibile intendo dire in base ai criteri, ad esempio quelli precedentemente detti, oppure attraverso riscontri di laboratorio. E poi esiste il terzo gruppo, e cioè i pazienti con ipermobilità articolare sintomatica che non rispettano criteri diagnostici o non presentano mutazioni di geni noti. Questi pazienti hanno una diagnosi che è Hypermobility Spectrum Disorder, cioè disturbo nell'ambito dello spettro dell'ipermobilità. Quindi sono i pazienti che, come detto, hanno manifestazioni spesso anche disabilitanti associate all'ipermobilità articolare, non rispettano i criteri delle varianti ipermobili, ma meritano un riconoscimento e meritano una presa in carico che è sostanzialmente sovrapponibile a quella delle Ehlers-Danlos ipermobili. Questi sono una serie di elementi che permettono di raggiungere la diagnosi. Per raggiungere una diagnosi di ipermobility spectrum disorder è opportuno avere prima una definizione del tipo di ipermobilità articolare che uno presenta. Successivamente è necessario escludere i criteri dell'Ehlers-Danlos ipermobile e eventualmente tutto ciò che è in diagnosi differenziale con l'Ehlers-Danlos ipermobile e soffermarsi sul tipo di sintomi associati, perché soltanto alcuni sintomi associati attualmente vengono considerati correlabili ad uno stato di ipermobilità articolare congenita. Esistono poi una serie di comorbidità associate all'ipermobilità articolare che attualmente non sono considerate frutto di una pleiotropia, cioè di un effetto diretto del gene, ma che comunque impattano la qualità della vita dei pazienti e quindi devono essere prese in considerazione. Vengono definite comorbidità e non manifestazioni secondarie o primarie della patologia perché, ripeto, data la loro natura comune in termini di disturbo anche nella popolazione generale e non essendoci un nesso specifico tra un sottotipo e l'altro, si intendono come sintomi di corredo e di impatto sulla qualità della vita. Le comorbidità più comunemente associate all'ipermobilità articolare sono il distress psicologico in varie modalità, ansia e depressione in particolare, disfunzioni pelviche e della vescica, disfunzioni gastrointestinali in forma di patologia funzionale sia delle
alte vieghe delle basilie, tachicardia posturale ortostatica o altri trait disautonomici. Questa è una piramide che permette di stratificare le persone con ipermobilità articolare dalla popolazione generale a formulare il sintomo con ipermobilità articolare. Vedete che i discriminatori clinici impattano notevolmente quando io devo capire nell'ambito dell'ipermobilità articolare clinicamente rilevante se si può trattare di una sindrome o meno. I discriminatori molecolari sono fondamentali per sottoclassificare i pazienti quando sono affetti da forme monogeniche. Quindi da qualche parte tra i soggetti con ipermobilità articolare clinicamente rilevante ci sono i disturbi dello spettro dell'ipermobilità. Vedete che nel passato c'erano molti cerchi concentrici e una certa sovrapposizione. Adesso la nosologia è più inclusiva, ma anche più semplice. Non è perfetta, ma è evidente a tutti che sia un piccolo passo avanti. Questa rappresentazione è soltanto per dirvi quanto me, ma tutti i colleghi coinvolti nella nuova nosologia, si sono impegnati per riuscire a definire un corpus dottrinario intorno all'ipermobilità articolare. Ripeto, è un corpus dottrinario imperfetto, soggetto a migliorie, ma almeno è un corpus dottrinario. Prima ci muovavamo in un ambiente che potremmo definire artistico, molto umanistico. Adesso abbiamo uno scenario pseudoscientifico. Che cos'è lo spettro? Lo spettro non sono gli ipermobility spectrum disorder, è un cappello più ampio che comprende i soggetti con ipermobilità sintomatica, i soggetti con ipermobility spectrum disorders e i soggetti con Erasmus ipermobile. Lo spettro quindi è un'entità nosologica che ha almeno tre classificazioni fenotipiche che per essere identificate necessitano di un percorso logico. Questo è il percorso logico che abbiamo proposto con un collega inglese, il dottor Akin, un super esperto di molto più di me di ipermobilità articolare, e che spero possa essere utile per tutti i colleghi che avranno occasione di leggere questo articolo, soprattutto se sono coinvolti in una pratica rutinaria con i pazienti con ipermobilità articolare. È un approccio morbido, quindi non è un approccio rigido, è un approccio morbido che permette di classificare tutti i pazienti con ipermobilità articolare, nessuno escluso, ma permette anche una flessibilità, quindi la possibilità che dei pazienti shiftino da una categoria nosologica all'altra. E poi è un concetto che permette anche di mantenere una certa coerenza per i pazienti con Ehlers-Danlos ipermobile alla nosologia dell'Ehlers-Danlos e permette anche di immaginare degli studi prospettici. Infine, questa è un'altra flowchart che abbiamo ipotizzato come possibile strumento di utilità, in questo caso più ai neofiti che ai colleghi esperti, e che noteranno l'assenza di una serie di eccezioni che poi invece fanno la pratica, e che spero possa essere utile, speriamo che potrà essere utile anche ai colleghi che incapperanno in questa seconda pubblicazione in corso di revisione. E con questo vorrei ringraziare tutti voi, certamente, l'associazione CELI che mi dà nuovamente la possibilità di comunicare queste informazioni alle famiglie dei pazienti, ma certamente alla professoressa De Rombi, con cui condividiamo praticamente tutto dell'ipermobilità articolare, e a tutti i colleghi dell'ETS Society che si sono impegnati nel corso del 2016 a presentare questa nuova nosologia e che tuttora si stanno impegnando per migliorare ulteriormente le conoscenze intorno a questo argomento. Buon proseguimento.